annunciato che abbiamo avuto un ospite, l'abbiamo con noi, quindi collegatevi alla pagina Facebook di Radio BCS così potrete vederlo. E in questo momento insieme al nostro Paolo abbiamo con noi il dottor Angelo Boscolo Barisa, assessore alle politiche sociali, appena eletto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, non eletto ma chiamato, ecco. Chiamato. Chiamato, sì. Allora, noi dobbiamo essere sinceri. Esatto. Sono curiosa. Chiamato? L'incarico è dato dal sindaco e un incarico fiduciario, con l'accordo del resto della giunta. No, questo, quindi allora, devo essere d'accordo, allora, in un certo senso eleggono. No. Allora, Cizia, senti, noi abbiamo già fatto, avvertiamo gli amici che abbiamo già fatto delle domande in privato al dottor Boscolo Barisa, domande che rifaremo e dovrà ridarci un'altra risposta, che dovrà riraccontarci un po' tutto quanto. La domanda che ha detto Cizia è opportuna, ma io aggiungo un carico, ma perché? Chi gliel'ha fatto fare? È un momento così brutto, terribile. Lei poi è medico di medicina generale, quindi avrà il suo bel da fare. Medicina interna. Interna, sì, è vero. Avrà il suo bel da fare. Perché anche accettare un assessorato che in questo momento è anche difficile? Allora, come dicevo prima, nel mio lavoro, quando c'è un problema, spesso il problema è una persona che ha bisogno, non ci si pone la questione se conviene o non conviene, si cura il paziente. In questo momento c'era bisogno di qualcuno che conoscesse le problematiche e nel momento in cui mi hanno chiamato in parecchie persone di orientamenti politici anche diversi, mi hanno suggerito di accettare e per spirito di servizio ho accettato. Non è che abbia voglia di utilizzare questa carica come amplificazione della mia notorietà, ecco. È semplicemente uno spirito di servizio che mi sembra doveroso in quanto vivo in questa città anche e quindi avendo avuto un'esperienza quarantennale in ospedale la metto al servizio di questa città. Non c'è nessun altro motivo, ecco. Ecco, lei aveva fatto anche, Cizia, lo dico a te anche agli amici a casa, aveva avuto una parentesi anche, chiamiamola politica, nei primi anni 80, per 5 anni come consigliere comunale, ma siamo d'accordo che la politica comunque è scambiata molto. No. Ma parte del cambio della politica è un ruolo assolutamente diverso. Certo. E ci sono due questioni importanti che mi hanno fatto decidere. Una è il cambiamento del direttore generale, perché col precedente direttore generale dell'azienda ho lavorato benissimo 7 anni e abbiamo portato avanti dei progetti importanti. E la mia idea è con questo ruolo di conoscere il nuovo direttore generale con cui voglio assolutamente collaborare e portare a lui quelle che sono le istanze della nostra città, avendo un bagaglio di conoscenza medica abbastanza lungo. Importante. Ed è per questo che appena è entrato, io e Paolo l'abbiamo salito con un sacco di domande. Però l'abbiamo bloccato nell'angolo. Cosa? Però ci ha risposto. Ma vedo che ci tiene anche lei a parlare dei vaccini, di questa situazione. Tutti quanti vi siete accorti che nei paesi dove le vaccinazioni stanno andando alla grande, anche per criteri un po' egoistici, come l'Inghilterra, hanno 10 morti al giorno, noi ne abbiamo dai 300 ai 500 al giorno. E siamo arrivati in Italia a oltre 100.000 persone decedute. Non parliamo di malattia, parliamo di persone morte. Qualcuno si chiederà, ma sono morti tutti di Covid? Hanno avuto nel Covid la causa determinante della loro morte. Esatto. Per cui è una questione seria. Qual è l'arma che abbiamo contro il Covid? Sono i vaccini. I vaccini ci permettono di debellarlo, di impedire che si diffonda, di impedire anche che muti e quindi vanifichi l'azione dei vaccini che abbiamo a disposizione. Questo è un altro quesito. Ecco perché bisogna correre per vaccinare. C'è il problema del vaccino AstraZeneca. Ah beh.
che adesso è un altro nome, sì, ha cambiato nome. Vabbè, ha cambiato nome, cioè, ma Giardino, allora tenete presente che in Inghilterra hanno vaccinato tutti, non tutti, ma prevalentemente con l'AstraZeneca. Si sono avuti dei casi di trombosi, sono stati 6 o 7, e sono stati soprattutto in donne fra i 20 e i 50 anni. Fondamentalmente giovani. È un rischio che c'è, ho capito, ma è un rischio che è minimo rispetto ai 300-500 morti che ci sono di Covid sicuri. Quindi il rischio è lo stesso che noi abbiamo quando prendiamo un antibiotico. Cioè, quando prendiamo un antibiotico possiamo avere degli effetti collaterali anche gravi, eppure non ci poniamo il problema. O dicevo prima, chi di noi quando va in macchina pensa al rischio che c'è di fare un incidente stradale? Eppure non è basso. Certo, certo. Quindi bisogna usare la razionalità e cercare di mettere tutto a posto nelle caselle giuste, non amplificare i dati negativi e non scotomizzare i lati positivi. Se io dovessi vaccinarmi in questo momento, mi proponessero l'AstraZeneca, lo farei senza problemi. Quanto i mass media, dottore, secondo lei hanno contribuito a creare un po' di confusione? Ma poca no, cosa. Non è confusione, è che noi ci siamo confrontati con un problema nuovo per tutti. Dura da un anno e mezzo, non da 10 anni. E quindi tante cose le abbiamo imparate strada facendo. Eravamo assolutamente impreparati quando è cominciata la pandemia, adesso siamo più preparati, ma abbiamo a che fare con un nemico che cambia le sue caratteristiche. E questo è l'elemento di cui dobbiamo tener conto. È lo stesso elemento che ci fa dire che non basta vaccinare in Europa, in Inghilterra, negli Stati Uniti, bisogna vaccinare in tutto il mondo. Perché voi avete già sentito parlare di varianti nigeriane, di varianti brasiliane, e se anche là non viene mandato il vaccino, sono guai per tutto il mondo, perché ormai i mezzi di comunicazione sono molto rapidi e quindi con quelli vengono trasmessi anche batteri e virus. Quindi la vaccinazione deve essere qualcosa alla portata mondiale, se vogliamo sconfiggere definitivamente questa patologia. Certo. Lei è stato primario all'ospedale di Chioggia per 40 anni, ha detto. No, 40 anni no, mica sono diventato primario subito, ecco. Per quasi 20 anni. 20 anni, 40 anni in tutto, diciamo. No, io sono entrato in ospedale da studente. Ah, ho fatto la tesi col professor Casson, poi sono diventato un suo collaboratore e poi sono entrato prima primario, poi capo dipartimento e sono uscito come capo dipartimento. Ecco. Quindi 40 anni di attività ospedaliera, diciamo, pagata. Sì. Perché ho fatto anche un anno di volontariato, sempre con lo spirito di servizio, di permettere una transizione nella continuità dopo la mia presenza, in modo che fossero mantenute alcuni cardini che secondo me erano di qualità nell'attività che facevo. Senta, lei è assessore alle politiche sociali, alla casa, al welfare sanitario. In questo momento il problema sanitario è certamente importante, ma sono altri problemi che ha anche Chioggia. Non è l'unico, ecco. Non è l'unico. Come li affronta? Che problemi si è accorto aprendo i cassetti, insomma, della sua scrivania? Allora, ci sono? La prima cosa che ho fatto, mentre la questione sanitaria la conosco abbastanza bene, la questione assistenza per me è un mondo nuovo. Quindi la prima cosa che mi sono proposto è di cercare di conoscere gli operatori dell'assessorato, instaurare con loro una collaborazione. Abbiamo concordato di trovarci tutti i giovedì per affrontare le questioni. Questa mattina mi sono trovato col mondo del volontariato e la prima cosa che mi sono proposto, ripeto, è quello di conoscere come stanno le cose, perché andare là a pontificare senza sapere qual è la realtà non mi sembra proprio la mossa migliore. Quindi il prossimo ostacolo da affrontare qual è? Più di uno, sia in campo sanitario che in campo assistenziale.
direi che non è che io devo tirare fuori dal cilindro la soluzione, ma lo farò con gli operatori che sono a disposizione e che purtroppo sono pochi perché ci sono gravi carenze di personale, non solo all'assessorato alla sanità, ma a tutti gli assessorati, perché i concorsi per via del Covid sono bloccati, insomma, perché impegnerebbero tante persone che non possono essere riunite assieme. Quindi in questo momento è un momento di criticità, anche volendo fare, perché bisogna fare con le risorse che si hanno. Certo. Dottore, arrivano messaggi, Luciana per esempio ci scrive cosa, in definitiva un sunto, cosa bisogna fare per chi o cosa bisogna dire a chi non vuole vaccinarsi, quindi è convinto che il vaccino non si debba fare, che va bene lo stesso, insomma, guariremo tutti lo stesso. Dica quello che direi a Luciana è se ha mai visto un paziente che ha avuto la poliomielite. La poliomielite è una malattia che può portare a morte, che può produrre un deficit motorio importante. E purtroppo ci sono miei coetanei che hanno ancora questi esiti. Eh sì, io ho una zia. La poliomielite con i vaccini è stata Debellata. debellata. C'è stato un focolaio in Olanda dove la pensavano come Luciana. Hanno smesso di vaccinarsi e c'è stata una ripresa della polio. Questa è la prova lampante che i vaccini hanno cambiato la storia della medicina. Pensare alle vaccinazioni, l'antitubercolare, l'antivaiolosa, tutte queste vaccinazioni, l'antimorbillo, che per fortuna è stata resa obbligatoria, insomma, per i bambini per andare a scuola. Quindi è una posizione sbagliata. È antistorica e antiscientifica. Ma secondo lei, dottore, non lo sa probabilmente, però cosa pensa? Dovremmo vaccinarci ogni anno? Dovrà essere E credo di continuativo? sì, perché questo è un virus ad RNA e Sì. quindi il virus RNA cambia nel tempo e bisogna approntare, come quello dell'influenza del resto. Se tutto il male fosse questo, noi ci attrezzeremo per farne di più e come facciamo il virus e la vaccinazione anti-influenzale, faremo Faremo anche anche questo quella. e dovremo prepararci a essere pronti a combattere altre battaglie con altri virus. Eh sì, di questo anche si parla, ma come mai tutto ad un tratto, cioè non tutto ad un tratto per carità, però è la prima volta che ci troviamo a combattere un virus di questo genere e È la dicono appunto guerra. state attenti perché arriverà qualcosa di molto simile. Perché? Perché i nostri rapporti con la natura sono cambiati. Pensate alle foreste vergini dell'Amazzonia che adesso sono buttate giù e colonizzate. E c'è un rapporto con un certo tipo di fauna autoctona che prima non si aveva. E poi, mentre una infezione, un'epidemia era limitata al massimo a un paese, a un continente, adesso i mezzi di trasporto sono velocissimi e questo lo trasmette. La globalizzazione ha prodotto anche questo, ma non è che possiamo fermarla, ecco. Senta, siamo in chiusura perché non le Sì. rubiamo ancora del tempo in più. C'è chi, come Cinzia, come sottoscritto, volevano un po' sapere cosa fare, quando saremo vaccinati noi, quando ci chiameranno. C'è un modus operandi particolare oppure c'è anche un sito internet dove informarsi, ci chiameranno, che succederà? No, c'è il portale dell'azienda sanitaria che è molto semplice, c'è l'addizione vaccinazione Covid, si schiaccia là, basta mettere il numero di codice fiscale e quello già seleziona se sei nel range di età che viene in questo momento vaccinato o la tua vaccinazione viene posticipata perché sei più giovane, insomma, questa Certo. è quindi abbastanza semplice. Probabilmente per qualche persona anziana è un po' più complicato, si farà aiutare dai figli o dai nipoti che sono più bravi, ma basta andare sul sito dell'URSS, in questo caso 3, e aprire la videata vaccinazione Covid.
Sì, ma poi ci sono anche dei numeri di telefono per chi non Sì, e poi ci si sono dei numeri di destreggia, per telefono per chi cui. ha... Ma è Sì, semplicissimo, ecco. assolutamente. L'ultima cosa, visto che ne abbiamo parlato anche prima in privato, ed è un'informazione molto utile, chi ha avuto il Covid, che cosa deve fare? Lei ci ha risposto in maniera Allora, esaustiva. chi ha avuto il Covid l'ha superato, gli anticorpi adesso ce l'ha. Quindi deve essere vaccinato una prima volta dopo 3 mesi dalla fine della malattia. E la seconda vaccinazione dopo altri 3 mesi. No, due cose volevo dire sull'ospedale, ecco. Anche quella è un fronte che bisogna presidiare perché ci è costato tanto lavoro riportare, fidelizzare la popolazione di Chioggia all'utenza dell'ospedale e credo abbia riconosciuto la professionalità dei professionisti che vi lavoravano. Bisogna mantenerla a questo livello. E per questo, ripeto, ho già chiesto un incontro col dottor Contato e spero sia proficuo, insomma, mi auguro. Noi Benissimo. abbiamo chiuso qua. Senta, Sì. lei è uno degli assessori che dobbiamo chiamare 20 volte per intervistarlo oppure basta chiamare una volta? No, Se posso mi rendo disponibile, insomma. perché lo chiameremo sì di sicuro, perché sono tante le domande che ci Ancora vorremmo fare, poniamo, ma sì. manchissimo avanti, sperando sicuramente che le cose Si cambieranno sistemino. in Beh, positivo. l'importante è che, non, che cambino o perlomeno che ci si metta nella direzione di cambiare, perché spesso si pensa ai 100 metri, ma poi è una maratona, ecco. Beh, sì, questo è Sì. poco ma Grazie. sicuro. Grazie al dottor Angelo Boscolo Bariga, che è il nuovo assessore alle politiche sociali, insomma, assessore al Comune di Chioggia. Grazie per essere stato con noi. È prima esperienza radiofonica? No, ne ha fatto Ah, ne ha qualche altro fatte altre, intervento. va Quindi bene. alla prossima, dottore. La prossima, grazie Grazie, per la buona giornata. serata a tutti. Grazie, Grazie. grazie.